buona giornata, bella giornata a tutti. Dicevo, mi pare che sia di buon auspicio che questo nostro incontro avvenga in una giornata così splendida, così luminosa, e anche il segno di quella gioia che proviamo nella circostanza attuale. Presento a tutti l'economo generale della Conferenza Episcopale Italiana, il diacono permanente Mauro Salvatore. Mauro è il nome, quindi in questi giorni appunto celebra l'onomastico e vogliamo fargli gli auguri più affettuosi di buon il dottor Mauro è qui perché oggi procediamo a un passo molto importante per il cammino della nostra istituzione. Loda per la quale ringraziamo il Signore, ringraziamo anche le persone che nel passato hanno svolto un lodevole, meritevole, meritorio servizio. Pensiamo al carissimo Monsignor Calanna che recentemente ci ha lasciato, pensiamo al carissimo Monsignor Alfio Russo qui presente che per tanti anni appunto ha svolto l'attività di presidente dell'ODA, pensiamo a tutte le persone che si sono impegnate in questo centro e nei vari centri dell'ODA per il servizio che ben conosciamo. Voi conoscete, perché vivete in prima persona, la importanza dell'attività dell'ODA e ancora una volta il ringraziamento più affettuoso per la qualità, generosità, competenza del vostro servizio. L'ODA va avanti perché ci siete le persone che lavorate, perché vi impegnate e tutti sanno bene le vostre eccellenti qualità. La fiducia di cui gode l'ONA si deve soprattutto al vostro impegno, al vostro servizio. L'ODA va sempre avanti, conosciamo tante difficoltà che man mano siamo chiamati a superare. Voglio ringraziare il Signore proprio perché ultimamente abbiamo cercato di raggiungere risultati sempre più positivi e in questo il carissimo commissario, l'avvocato Landi, ha certamente con tutta l'equipe dei direttori, dei responsabili, dei consulenti, ha un merito e quindi gli diamo una riconoscenza particolare. Oggi vedrete che firmiamo un accordo che permette di guardare con più fiducia in avanti. Guardare con più fiducia significa poter dare una parola di conforto per le famiglie che ci chiedono un particolare servizio per le persone che ci affidano. Una parola di fiducia, una parola di incoraggiamento anche per voi
proprio perché attraverso questo intervento della Conferenza Episcopale possiamo procedere con più serenità. E quindi voglio ringraziare il Signore per questa bella boccata di ossigeno che ci permette di poter svolgere al meglio il nostro servizio. Grazie ancora alla Conferenza Episcopale e grazie a tutti voi. Auguri e buongiorno. Soltanto due parole per ringraziare innanzitutto Sua Eccellenza il Commissario per questa bella occasione. Conferenza Episcopale Italiana è l'assemblea dei vescovi delle diocesi che sono in Italia e è al servizio delle diocesi italiane, al servizio quindi di ciascuna diocesi. Però posso dirvi che non è così frequente che vi sia un intervento di questo genere. Se è stato possibile un intervento di questo genere è perché è stato veramente convincente il progetto che l'Arcivescovo ha presentato alla Conferenza Episcopale Italiana e le modalità anche tecniche con le quali il Commissario le ha presentate e verranno poi attuate. Quindi il protocollo che oggi viene firmato è un protocollo che consente appunto di guardare con fiducia, come diceva Sua Eccellenza, alle prossime prospettive che l'Oda intende perseguire e fare in modo che ci sia quindi quella boccata di ossigeno di cui si parlava in maniera tale da non avere più quei problemi che sono stati evidenziati nel passato. Quindi la Conferenza Episcopale Italiana è solidale, è vicina all'Oda e si augura che con questa particolare attenzione ci sia la possibilità di risolvere completamente i problemi che ci sono stati. Grazie davvero. Oggi per me è un bel giorno, è un bel giorno sia dal punto di vista climatico, la bellezza del luogo in cui ci troviamo che mi paga anche della fatica per arrivarci. È anche un bel giorno perché finalmente il percorso avviato da un triennio circa, che ci ha visti tutti concentrati e tutti in prima linea, chi in modo più silenzioso e più nascosto, altri in modo più palese. E mi riferisco a Sua Eccellenza, che è sempre stato per me un riferimento di conforto nei momenti brutti, difficili, che l'Oda in questi anni ha vissuto. E che vede oggi finalmente la possibilità di assicurare la continuità, ma questo grazie agli operatori del luogo, ho avuto il piacere che Sua Eccellenza l'abbia citato, a tutti quanti, alla famiglia dell'Oda, e quindi mi riferisco agli operatori, ai nostri utenti, alle famiglie degli utenti. Abbiamo con sacrificio, anche soffrendo economicamente quando gli stipendi subiscono un ritardo, vede coronare un grande sogno. Tutti ci dicevano: siete poveri, non riuscirete mai a salvare l'Oda. Invece no, ci stiamo riuscendo, abbiamo avuto il giusto riconoscimento, grazie a Sua Eccellenza, da parte della Conferenza Episcopale Italiana, che ringrazio, e ringrazio soprattutto, avendo avuto alcune interlocuzioni con il dottore Salvatore, della sua attenzione e della sua sensibilità nell'avere compreso l'importanza del ruolo che svolge l'Oda. L'Oda è un ente essenziale per la fragilità umana, un ente che opera da circa 60 anni nel territorio siciliano a favore dei soggetti più deboli,
è un ente che non può permettersi di chiudere, perché questi soggetti non avrebbero dove andare. La voglia, la scelta di questo luogo oggi per me ha anche un valore simbolico. Pur con le note difficoltà, l'Oga ha recuperato altri 50 posti letto in un plesso che era abbandonato, e adesso ho il piacere di farlo visitare, e già arredato con i quadri appesi al muro. Siamo in attesa adesso soltanto del disbrigo delle ultime pratiche burocratiche per poterlo riempire, e questo diventerà il centro con residenziale con riconoscimento per gravi più importante del sud Italia. È l'unico centro per gravi da Napoli giù. Questa è una bella, è una bella realtà anche per questo, perché si distingue in un campo dove talvolta le istituzioni sono assenti, ma la Chiesa dà il suo segnale spesso in modo silenzioso e senza tanti programmi. La voglia di fare oggi una conferenza stampa è proprio questo, di affermare l'importanza del ruolo che svolge la Chiesa, talvolta sottaciuto, non visto e molte volte nascosto. Grazie alla diocesi innanzitutto, alla vicinanza che ha sempre manifestato Sua Eccellenza nei confronti dell'Oga, della sensibilità con cui ha sempre affrontato tutti i problemi, anche quelli più rognosi. Grazie alla Conferenza Episcopale Italiana, che sicuramente avrà un ruolo fondamentale nell'assicurare la continuità dei servizi, e ha in modo tangibile manifestato e nell'assicurare la continuità dei servizi dell'Oga. Grazie ancora. Andiamo a tutti i presenti, degli utenti e delle famiglie. Vorrei anche dire un grazie affettuoso al carissimo padre Alessandro per il servizio che svolge qui e negli altri centri dell'Oga. Anche questo è un traguardo molto bello. Tante volte avevamo detto dobbiamo mostrare anche più visibilmente la presenza, la vicinanza dei sacerdoti. Grazie a padre Alessandro anche per il servizio che qui svolge, e buon lavoro, buon lavoro. Thank you.